Nella primera vuelta, Aldana es presidente. Todos sabrán seguro algún día seguramente todos sabrán. En la primera vuelta. Hay que al final sí se podía rescatar nuestra dignidad. Y pensarán que era verdad lo que luchamos tanto. Y te dirán, ay, Antanas, tenías razón. Antanas Mockus è un professore colombiano di origini lituane che negli ultimi decenni ha giocato in modo pubblico con una sua passione privata che è la sperimentazione sociale. È un intellettuale che si è formato in Francia immediatamente dopo il 68 e che in un certo senso ha preso questa formazione accademica post-68ina, quindi di fantasia al potere e anche di un certo coraggio nello sperimentare delle situazioni nuove, e le ha adottate con alterne fortune in Colombia. Prima a Bogotà, è stato due volte sindaco della capitale, e poi in tutto il paese, quando ha tentato nel 2010 di portare alla presidenza questa filosofia basata su una massiccia dose di pedagogia. Il tabù è una proibizione marcata come straordinaria, come se in la carretera tuviera le señales normali e di pronto apareciera una señal absolutamente gigante, grande, una valla, una cosa que juzgada en términos pedagógicos normales es una exageración, es innecesario. Stiamo parlando di un fenomeno che è iniziato nel 1995. Esistono numerose testimonianze sulla situazione e la dipingono come un inferno. La Bogotà prima di Mockus era un ambiente sociale distrutto, una città che è cresciuta esponenzialmente nell'arco di pochissimi decenni dovuto al fenomeno della violenza in Colombia, per cui le comunità contadine che sono state desplazadas in spagnolo, cioè scacciate dalle loro regioni di origine, sono confluite tutte su questo altipiano di 2800 metri che a un certo punto è diventato popolato in un modo disordinato da 8 milioni di persone. Sono poi intervenute le dinamiche di violenza che hanno contribuito a destabilizzare ulteriormente la società colombiana, di cui Bogotà è la capitale, per cui nel 1995, prima che Mockus diventasse sindaco, veniva segnalato come uno dei luoghi più invivibili e insicuri del mondo. L'ambasciata degli Stati Uniti impediva ai cittadini statunitensi di andarci perché non esistevano i minimi requisiti di sicurezza. I messaggi educativi di Mockus si caratterizzano per essere sempre piuttosto chiari, diretti. A volte possiamo avere l'impressione che siano anche troppo diretti, ma ci dimentichiamo comunque sempre che si rivolge a una platea ideale di una società di scarsa alfabetizzazione. Quindi nel caso del 2010 è partito da un punto fondamentale, cioè, anzi da due punti fondamentali, che sono la vita è sacra, che poi di fatto è diventato il titolo del film di cui stiamo parlando, e l'altro messaggio era le risorse pubbliche sono sacre. C'era i comizi del Partito Verde di Mockus in quei mesi erano degli esperimenti in cui lui dal pubblico invitava la gente tutta insieme a gridare fortissimo un messaggio e poi a fare la stessa cosa abbassando il tono sempre di più fino a stare, che ne so, 1000 persone, 2000, 10.000 persone in piazza sottovoce a sostenere lo stesso linguaggio. Nel momento in cui Mockus ha iniziato a dedicarsi all'attività politica, molto spesso, come succede in tutto il mondo, i giornalisti tentavano comunque di infilarlo in polemiche, di trascinarlo verso questioni polemiche, di bassa politica, di attacco agli avversari, no?
Lui aveva risolto il problema circolando con un cartellino come quello che usano gli arbitri di calcio nel taschino della camicia. Era un cartellino rosa perché diciamo, il colore politico del primo movimento era questo. E quindi ogni volta che veniva posto di fronte a una domanda scorretta, che insomma tendeva a parlare degli altri piuttosto che di quello che volevano far loro, lui estraeva questo cartellino e segnalava la cosa. Diceva questo atteggiamento diciamo, verso il basso, comunque di stare sempre rivolti con lo sguardo nel pantano della politica o comunque degli intrighi. Non ci porta da nessuna parte, quindi Vamos a acostumbrarnos abbiamo a proprio tener un bisogno di un nuovo presidente linguaggio. dubitativo. Hoy dice una cosa y mañana de pronto va a decir otra. Lo uno es dubitativo. Yo reclamo el derecho a equivocar y a corregir mis errores. Y después la pregunta y el oportunismo electoral, debo subrayarlo. O sea, algunos de ustedes me hacen la pregunta con una sinceridad que me conmueve. Questa rivoluzione pacifica ha inserito delle inquietudini che prima non esistevano nella politica colombiana, nell'opinione pubblica, nelle opinioni pubbliche. Diciamo, da Mocus in poi, negli ultimi anni, o comunque negli ultimi 7-8 anni, si è sviluppata una tensione che prima non c'era, legata a una serie di tematiche che sono comunque quelle in qualche modo di cui Mocus si è fatto portavoce. Per esempio il discorso dell'educazione, che è sempre stato un simbolo politico, che infatti nella campagna creativa che ha portato, insomma, che ha accompagnato questa onda verde, uno di questi simboli era la matita che è diventata un po' il simbolo di quella campagna, per cui Antanas negli ultime settimane andava in giro con questa matita che veniva un po' contrapposta ai fucili. Muy poderosa, pero suave. La historia de Colombia se escribirá en los próximos años con lápiz y no con sangre, en lápiz. È una società molto giovane, è una società giovane in senso demografico perché sono le nuove generazioni quelle che hanno preso in mano la gestione della vita politica, economica, sociale. Non si capisce bene se Mocus è causa o effetto di questo ambiente, perché se da un certo punto di vista indubbiamente ha contribuito a generare una fantasia al potere, d'altra parte io penso che ci sia molta ibridazione nell'azione di questo intellettuale lituano che in un certo senso è una storia molto tropicale, no? Molto colombiana, molto da realismo magico, di un contesto che comunque stimola la fantasia e la ricerca di nuove forme inconsuete di espressione, nella vita politica, la storia di un personaggio che diventa sindaco abbassandosi i pantaloni davanti a una platea di studenti, che una volta sindaco elimina il corpo di vigili urbani perché cioè, è palesemente macchiato di corruzione e lo sostituisce con una quantità di clown, artisti teatrali, mimi, ricercatori accademici, insomma persone che di solito non vengono coinvolte nella gestione, proprio nel disegno della città che vogliamo e che invece in questo caso sono stati poi i protagonisti di un cambio incredibile. Antanas Mockus vive di fianco a sua madre, che è una scultrice, un'artista interessantissima perché ha studiato belle arti a Stuttgart nell'epoca di Hitler e poi è immigrata in Colombia nei primi anni dell'invasione sovietica della Lituania. Per cui, per esempio, una donna di 80 anni che continua a saldare e a combinare casini nel suo atelier, che è lo spazio, veramente la sua patria, in cui vive quotidianamente. Con lo stesso Antanas ha un contatto quotidiano e un confronto costante. Per esempio, la madre Niole è molto arrabbiata con lui perché non ha,
non ha coltivato, non ha più avuto il tempo, la possibilità di coltivare quello che invece faceva molto da giovane, cioè maneggiare il fango e tirarci su delle forme, che è quello che fa lei. Tu lo esiste, questo sta hecho, tu lo esiste. Esos cuadros. No niegues lo que hiciste. Sabes que está relativamente bien hecho. No. No, esto no. Me parece que siempre hay contra de esto que uno hace. Porque si está contento ya no sirve. Se encuentra en su tierra, chocó.